Benvenuto in un nuovo What in a Day. Per colazione ho deciso di coccolarmi con dei pancakes light senza uova e burro. Per prima cosa ho frullato metà mela. In alternativa, se li vuoi ancora più dolci, puoi usare metà banana. Ci ho aggiunto un vasetto di yogurt magro alla frutta, io pesca, ed ho frullato con il mini peeper fino a ridurre la mela in purea. Dopodiché ho inserito 60 g di farina. Se sei intollerante al glutine, puoi sostituirla con ugual quantità di farina di riso. Ed infine un cucchiaino di lievito per dolci. In alternativa, puoi usare il bicarbonato. Ho frullato ancora e voilà, il mio impasto è pronto. Mi trasferisco sul fuoco e riscaldo una padella antiaderente. Unta con un goccio d'olio. Verso un cucchiaio di composto per formare i miei pancakes. Non ti preoccupare se non sei precisa, qui quello che conta è il gusto, che ti posso assicurare che c'è. Copro con il coperchio e lascio cuocere per 2 minuti. Giro i pancake e finisco di cuocerli anche dall'altro lato. A questo punto li impilo uno sull'altro, alternandoli con gocce di cioccolato, marmellata o crema alle nocciole. Dopodiché li guarnisco a piacere. Io ho scelto del semplicissimo zucchero a velo, ma va benissimo anche miele, sciroppo d'acero, cioccolato fuso, eccetera. E buon appetito! Questi mini pancakes sono veramente morbidissimi e ricchi di tutti i nutrienti necessari per iniziare al meglio la giornata. Adesso passiamo al pranzo. Quello che ti propongo oggi è un piatto da veri chef. Ho iniziato con il versare dell'olio in una padella con mezza cipolla tritata ed ho lasciato imbiondire. Ho aggiunto 200 g di zucchine tagliate a cubetti, ho coperto ed ho lasciato cuocere per qualche minuto. In seguito ho adagiato un trancio di salmone già deliscato. In alternativa puoi usare il pesce spada. L'ho provato in ambedue i modi e devo dire che entrambe le versioni sono straordinarie. Poi ecco la chicca, invece di sfumare con il solito vino bianco, ho usato la spremuta di un'arancia grande. Sì, hai capito bene. Se mi segui da un po' saprai che amo questo agrume ed adoro inserirlo anche nelle pietanze salate per conferirle quel gusto agrodolce. Ho aggiunto un pizzico di sale iodato ed ho proseguito la cottura. Dopodiché ho tolto la pelle dal salmone e l'ho tagliato a pezzettini. Ho cotto la pasta ed ho mantecato il tutto. Concludiamo con una cena sfiziosa composta da involtini di peperone con formaggio spalmabile, accompagnati da bruschette. Per prima cosa ho lavato e pulito un peperone, poi l'ho tagliato a strisce che ho adagiato su una teglia rivestita di carta forno insieme ad una fetta di pain carré ridotta in briciole grossolane, a cui ho aggiunto un filo d'olio. Ho cotto il peperone nel forno preriscaldato a 200 gradi per 45 minuti e ovviamente il pane l'ho uscito prima, giusto il tempo che si è dorato. Poi ho mescolato 150 g di formaggio spalmabile con origano, basilico e sale ed ho farcito ogni striscia. Puoi anche decidere di spellare il peperone mettendolo in un sacchetto. Io avevo fame, quindi ho saltato questo passaggio. Ho arrotolato i peperoni. Li ho fermati con gli stuzzicadenti o erba cipollina ed ho decorato con le briciole di pane e foglie di basilico. Per le bruschette ho semplicemente tostato il pan carré, versato un filo d'olio e origano. Questa è un'ottima idea anche per i tuoi aperitivi e buffet. C'è qualche mia proposta che ti ha incuriosito particolarmente? Scrivimelo nel tuo commento. A presto!